Digimon a rapporto e benvenuti in questo nuovo video. Iniziare con il video, però, se i miei video ti piacciono iscriviti al canale, lasci un mi piace o commento, ma soprattutto seguimi su Instagram e sul sito Viola, troverai il link in descrizione come in ogni video. Ma cosa più importante, se i miei video ti piacciono, condividili con amici e parenti sui social per aiutarmi a far crescere questa piccola community a cui tengo tanto. E per supportarmi, se avete letto il titolo di questo video, e nella maggior parte dei casi lo avrete letto, non capisco perché la telecamera sta perdendo fuoco ogni 2x3, io non capisco neanche perché si muove, fa così, non lo so. E anche se mi seguite su Instagram sapete che mi sono arrivati uno, ma non solo uno, due pacchi. Allora, questi pacchi hanno una storia parecchio brutta in realtà. Un po' controversa, ecco. L'ho già spiegata nelle storie di Instagram, ma la rispiego qui. In pratica, cosa è successo? Intanto, però, magari prendiamo Mister Coltellino Dorato per aprirli. Un pacco mi è arrivato 2 giorni fa. Tre? Non lo so, comunque mi è arrivato un po' di tempo fa. Che sto parlando di non questo, ma l'altro, ma è lo stesso. Il corriere non ha né avvisato telefonicamente né suonato al campanello. In pratica, io me ne sono accorta solamente andando sull'applicazione e vedendo scritto consegnato. In pratica, il pacco era fuori casa. Ho avuto fortuna che me ne sono accorta poco dopo che era stato consegnato, quindi dopo 10 minuti, perché se passava qualcuno probabilmente me lo avrebbe rubato. E sto parlando di questo qui che è più piccolino. Ma anche oggi, che appunto è arrivato l'altro, quindi io sto registrando questo video 1 o 2 giorni fa, il giorno dopo di questo comunque, è successo più o meno la stessa cosa. Il pacco è stato lasciato di fuori sotto la neve, tra l'altro, quindi si poteva anche bagnare e rovinare il contenuto, perché comunque questo qui è costato sulla settantina, mentre questo di qua sul 50-60 euro, quindi non è che è roba propriamente economica, nel mentre però lo andiamo ad aprire. Non hanno avvisato, si sono fregati praticamente di avvisare, hanno lasciato il pacco di fuori. Io sto parlando sia di GLS che di Bartolini. Sta cosa sinceramente mi fa parecchio arrabbiare, perché se per le poste, per quanto possono essere ritardatarie, perdono i pacchi, eccetera, eccetera, avvisano, cioè ti suonano al campanello o comunque ti lasciano un bigliettino, guarda, io sono passati. Invece, per questi due corrieri se ne sono fregati altamente. Io spero di averlo aperto bene, già vedo l'interno perché la scatola è rotta, però dovrebbe essere intatta, questo è il mio. Ed è una cosa veramente bellissima. Non hanno praticamente avvisato. Però che questo atteggiamento dei corrieri cambi, perché se io magari un giorno non ci sono, una mattina non ci sono, e me lo lasciano di fuori e passa qualcuno, me lo potrebbero rubare, si creerebbero non pochi problemi. E la cosa mi dà alquanto fastidio. A quanto pare è una cosa abbastanza comune, perché è successo ad altre persone. Raga, è bellissima. È bellissima, raga, la volevo tantissimo questa qui. Finisco il discorso, poi ve lo mostro. Appunto, dicevo che a tante persone succede questa cosa. Io non so se è per il periodo di Covid o altro, ma non va bene per niente. Anche perché se qualcuno acquista qualcosa di molto più di valore di 70 euro in questo caso, se va a spendere 200 euro e se la trovano lasciata di fuori e qualcuno gliela porta via, non è molto piacevole, ecco. Quindi spero che questa situazione finisca, perché sinceramente io ho paura di fare altri ordini, perché sono stata su alle 7:30 per l'ansia, proprio per i pacchi. Io ho l'ansia che i miei pacchi vadano persi e quindi sono sempre sveglia. Ho l'ansia per tutto. Comunque, la prima cosa che vi mostrerò, che è la mia, finalmente deciso di ordinare questa bellissima collector. Come sapete, la ambisco da tempo. Certo che per proteggerla con la roba messa così non è in granché. La volevo da tantissimo tempo e ho appunto fatto, vi ho fatto già vedere che avevo ordinato quella del 2, ma mi mancava quella del 3 e ora vi racconto perché ho deciso di prenderla adesso. In pratica non la volevo acquistare per 70 euro, a dire la verità. Però quella che avevo adocchiato io per PlayStation 4, dopo 3 mesi che l'adocchiavo, è andata sold out, e allora mi sono svegliato e ho deciso di acquistarla la versione per la Switch. Tanto il gioco l'ho già giocato, mi è piaciuto tantissimo. Infatti del 3 ho la Limited, mentre del 2 ho la Standard e la Collector, e quindi finalmente ho deciso di acquistarla. Io amo la Microid e quindi dovevo assolutamente averla. Se non avete giocato alla saga di Asterix Obelix, ve la consiglio. C'è qualcosa che si muove dentro, un po' mi dà fastidio. Questa non penso che l'andrò ad aprire, perché appunto il gioco ce l'ho già, la lascerò sigillata come per il 2. Ho un po' sputato, scusate. Ma la volevo troppo, la stavo guardando veramente da troppo tempo. Infatti questa qui, come avevo già detto, l'ho acquistata sopra i 70 euro, pagando anche 6 euro di spedizione per farla arrivare appunto prima. Mi pare che questa sia arrivata il 7 e invece quest'altro pacco l'8.
E quindi appunto, onde evitare che anche questa versione qui di questa collector andasse sold out, perché quella per Xbox è sold out da un botto di tempo, quella per PlayStation 4 da poco, ho deciso di acquistarla, anche perché questo qui non è uscito recentemente come gioco, è uscito abbastanza tempo fa, mi pare nel 2018-2019, ve lo dico subito. 2019 appunto, siamo già nel 2021, quindi diciamo che è stata una fortuna. Per fortuna è un gioco poco conosciuto e poco ricercato, perché è uno di quei giochini non AAA e quindi molte persone gli snobbano. Vanno quelli più piccoli, però io ve li straconsiglio se siete amanti di Asterix Obelix. E questa qui era il primo. Non so se si sente, ma c'è qualcosa che dentro si muove, non mi piace. Ma va bene lo stesso, tanto era venduto e spedito da Amazon, quindi sono sicura che è originale ed è bellissima. Io spero tantissimo che la Microid faccia altre Collector Edition, perché di XXL normale non l'hanno fatta. Non hanno fatto neanche la Limited. E quindi la mettiamo di qua, in bella vista. E ora andiamo a aprire il secondo, che effettivamente è un po' più grandino, come potete vedere. Questa qui in realtà non è propriamente mia, ma è di Boris. Però alla fine gliel'ho consigliata io di prenderlo perché era scontata e lui è da tanto che voleva acquistare il gioco standard in versione digitale, ma in questo caso gli conveniva più prendere questa, che è una versione fisica per PC, invece che prendere quella appunto digitale, perché sarebbe costata di più. Vediamo se così riesco a aprirlo come ho fatto con l'altra. Rompendo la scatola, sì. E a noi ci va bene lo stesso. Ok, l'ho aperta da. Via la carta. Via la seconda. Allora, questa c'ha la scatola più grande, ma mi sa che è più grande questa. Avrete già capito sicuramente di cosa sto parlando, e sto parlando della Collector Edition di questo gioco qui, che è uno strategico. Io non l'ho mai giocato, però appunto questa qui era scontata, invece di costare sui 90-100 euro, è stata pagata sui 54, mi pare. Ed è piccolina. Dallo scatolone la facevo più grossa. Magari togliamo gli scatoloni che sono brutti da vedere, anche se la carta rimarrà dietro. Adesso chiamo Boris e la facciamo vedere. Boris! Ma ci rimarrà di merda. È minuscola. No, seriamente, è minuscola. Guarda lo scatolone quanto era grosso. È minuscola! Allora, però ho notato già che c'ha due difetti. Uno, c'ha la plastica rotta dietro, ma tanto non rimaneva sigillata questa, quindi il problema non esiste. Eh no, il codice dobbiamo arrivarci. Due è più. È minuscola, raga. Quanto è piccola la figlia è dentro? Non c'è scritto. Sono contraria. È veramente piccola. Magari vi porterò un unboxing qui sul canale di questa collector qui, anche perché non penso che qualcuno l'abbia fatto. Mi togli quella roba dietro? È della Deep Silver. Ci sono rimasta male, c'aveva la scatola più grossa rispetto a questo, però alla fine è più piccola, cioè è solo più larga, perché a differenza di questa che è messa in laterale, questa è messa più, non lo so raga, è più quadrata rispetto al rettangolare, ma ci sono rimasta male. Comunque aspettatevi un unboxing di questa qui sul canale, perché questa la voglio aprire, anche perché appunto, siccome Boris deve riscattare il gioco il codice del gioco, se non mi impappino meglio, la apriremo e glielo farò riscattare. Poi la terrò io perché lui tiene le cose veramente di merda e probabilmente si rovina, quindi questa me la tengo dietro. Che effettivamente non sembra male. Ha più contenuti rispetto a questa di qua. Questa qui all'interno c'ha la steelbook, la figure, l'artbook, la colonna sonora e il gioco, mentre la Collector di XXL3 di Asterix e Obelix c'ha il gioco, la figure, due skin e basta. La Collector invece di XXL2 aveva anche la maglietta, mi pare. E sta giù. Quindi alla fine questa è più corposa, diciamo, però va a gusti, raga. Io amo Asterix e Obelix e la volevo tantissimo, la bramavo e quindi è arrivata anche la Melody. Ci sta. Spero che questo video ti sia piaciuto. È durato un po' pochino, però alla fine sono unboxing di due pacchi e quindi ne avevo solo due, purtroppo, perché gli altri non sono ancora arrivati. Cioè, ne è arrivato uno, ma lo devo andare a ritirare e ne deve arrivare un altro, ma ancora non è partito e non capisco il motivo. Quindi ho dovuto aprire solo due. Spero che ti sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Fammi sapere con un commento qui sotto se ti piacciono le Collector Edition, se ne hai ordinata una di recente, se non le acquisti, quale delle due ti piace di più. Vota questa.
Così da scambiare quattro chiacchiere in compagnia, ma soprattutto se i miei video ti piacciono iscriviti al canale, lasci un mi piace, un commento, ma soprattutto seguimi su Instagram e sul sito Viola, troverai il link in descrizione come in ogni video. Ma cosa più importante, se i miei video ti piacciono condividili con amici, parenti sui social per aiutarmi a far crescere questa piccola community a cui tengo tanto. E per supportarmi, appunto, seguimi su Instagram per scoprire cose che qui non pubblico, come tutte le vicende brutte che mi accadono con i corrieri, perché ormai sono sfighi. Ogni volta che mi deve arrivare un pacco, c'ho sempre problemi col corriere. E se vi ricordate negli scorsi video dove appunto aprivo i pacchi arrivati, avevo sempre avuto problemi. Tra l'altro ad aprile me ne deve arrivare un altro di pacco, qui da qui a aprile ve lo siete dimenticati, quindi ve lo dico. Mi deve arrivare la collector del nuovo gioco di Nier, dal sito appunto della Square Enix, mi pare sia della Square Enix il sito, dove ho già avuto problemi per farmi arrivare Final Fantasy VII Remake Deluxe. Sono sfighi, raga, non ci posso fare niente. Io con i corrieri ho sfiga, però sono contenta almeno finalmente di aver ricevuto questa e di averla acquistata, perché... Quindi spero che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio o in una prossima live che le faccio dalla domenica al giovedì alle 9:30. E molte volte faccio anche quelle più improvvisate, tipo un pomeriggio, una mattina, oppure quando inizio tardi. E per questo seguimi su Instagram per rimanere appunto aggiornato. Spero che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video, appunto in una prossima live o su Instagram. Digimoni, passo e chiudo.